Gli SDGs oggi sono per la città di Milano un po' una cornice di riferimento che ci aiuta a vedere tutte le pratiche che stiamo attuando come amministrazione in una cornice unica e di livello anche internazionale. Potremmo parlare delle SDG numero 2, numero 9, numero 11 e poi vi lascio andare a vedere quali sono. Potremmo parlare delle SDG sul partenariato pubblico-privato e quindi sulla possibilità di concorrere per tutti al raggiungimento degli obiettivi. Ci sono i temi ambientali, ci sono quelli della sostenibilità. Rispetto alla possibilità di avere delle catene alimentari per tutti e di qualità, ci sono tutti i temi legati ai diritti. Ecco, oggi quello che sta facendo Milano è riuscire a declinare le sue politiche guardando nella cornice degli SDG un racconto unitario. Il Milan Urban Food Policy Pact è un patto che è stato siglato per la prima volta nel 2015 e ha visto oltre 100 sindaci impegnarsi ad avere come priorità nelle loro agende proprio i temi legati al cibo. Oggi le città sono 179, abbiamo fatto tanta strada da quell'ottobre 2015, ma forse ne abbiamo fatta ancora di più da quel 2014, quando nacque l'idea del patto. E nacque nell'ambito di una conferenza fra città a Johannesburg, dove si parlava di politiche per l'ambiente. Ecco che oggi stiamo capendo quanto l'intuizione sia stata profetica, perché oggi parlare di cibo e parlare di ambiente vuol dire parlare di un sistema sostenibile che dobbiamo tutti quanti considerare. Quindi il percorso del patto è stato un percorso fin da subito capace di guardare lontano, fin da subito capace di coinvolgere i sindaci e le città, perché sono le agende urbane, cioè quelle fatte anche di azioni concrete, non soltanto di suggestioni o di idee, per quanto importanti, e sostanzialmente anche di capacità di mettere a sistema le buone pratiche. Noi, per esempio, come Milano stiamo lavorando molto sulla riduzione degli sprechi, abbiamo portato le buone prassi che abbiamo promosso in città fino in Commissione europea e viceversa abbiamo ricevuto dalle città che su altri temi stanno lavorando grandi suggerimenti, per esempio sui mercati cittadini, sul rapporto fra la salute e l'alimentazione e su tante altre tematiche sulle quali stiamo lavorando perché anche la città di Milano possa avere una politica su questi temi all'avanguardia. Quindi credo che gli ingredienti del patto appunto siano il fatto di guardare lontano, di essere pragmatico in un approccio adatto ai sindaci e promuovere tutto quello scambio di buone prassi che fa sì che ci si possa aiutare fra città.